Ci troviamo alla Games Week, un evento importantissimo che da anni richiama a sé tutti i più importanti youtuber e influencer del panorama italiano. Ovviamente si tratta di imprenditori e liberi professionisti che da anni portano avanti il loro lavoro con costanza, determinazione e soprattutto tanta passione. Quest'oggi sfrutteremo l'occasione per chiedere loro qualche consiglio imprenditoriale. Carissimi investitori, rimanete con noi fino alla fine perché ne sentiremo delle belle. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Lo dico già da subito, nel video di oggi, grazie ad alcuni dei miei contatti, sono riuscito a intervistare youtuber molto famosi e in generale persone che nel loro hanno veramente raggiunto il successo. I contenuti che da qui in avanti abbiamo la fortuna di ascoltare hanno un valore estremo e spero che siano d'esempio e d'aiuto per tutte le persone che, come me, hanno il desiderio di mettersi in gioco. Ma iniziamo subito col botto, perché il primo intervistato è Matteo Bruno, in arte Cane Secco, uno dei volti storici di YouTube Italia. Ha fatto della sua passione, il videomaking, un lavoro ed è a tutti gli effetti un imprenditore vero da quando nel 2014 ha cofondato la sua casa di produzione cinematografica Slim Dogs. Dato che te, diciamo, hai addirittura un'azienda, una società con cui fai produzione video. Confermo. Diciamo che a livello di imprenditoria puoi parlare molto. Ti sentiresti magari di dare qualche consiglio a chiunque magari vuole seguire il tuo percorso, fare quello che gli piace fare? Insomma, qualche consiglio che potresti dare? Diciamo che la cosa più da imprenditori che si può fare per fare il lavoro della produzione video, il videomaker, secondo me, è autoprodursi qualcosa o trovare un sistema all'inizio, le prime volte, trovare un sistema per fare tante cose varie, diverse, per dimostrare le proprie potenzialità, le proprie capacità. Poi una volta che uno c'ha questo piccolo portfolio di robe che ha fatto, a quel punto uno può andare in giro a dire: ciao, questo sono io, vuoi lavorare con me? Secondo me è questo. Invece di fare tutti i discorsi sull'economia, trova i fondi, presti, no, non lo so. Tanto a livello artistico io farei più questo. Cosa ti è rimasto, diciamo, di tutto questo percorso che hai fatto? Tanti progetti per il futuro. Cioè, secondo me, più che pensare a cosa ho fatto in passato, io penso a cosa voglio fare in futuro. E quindi io voglio fare documentari. Mi sono autoprodotto 4 documentari con la mia società di produzione video. E adesso piano piano li stiamo vendendo e stiamo capendo come renderli un lavoro che dia del profitto. Com'è gestire un po' tutta questa società che hai messo in piedi? Ovviamente è impegnativo, soprattutto per la responsabilità che sento nei confronti di chi lavora per noi e il fatto che io mi senta incredibilmente legato alle persone che lavorano per noi. Quindi da freelance è zaino in spalla, vai, fai quello che vuoi, se va bene, se va male, è tutto sulle tue spalle e va bene così. Da azienda invece senti che hai delle persone legate. Sei anche, cioè, senti la responsabilità. Sì, senti la responsabilità, però principalmente senti anche una forza che hai, diversa da quando sei da solo. Cioè, se tu decidi, voglio produrre un cortometraggio post-apocalittico, le mie forze lo puoi fare e poi finisci a Venezia in concorso. Quindi ho flexato una roba che mi ha emozionato tantissimo. Vedere i frutti del lavoro che hai fatto e è quello che ti piace. Esatto, è da una forza incredibile. Io penso che sebbene Cane Secco stesse parlando prettamente di produzione cinematografica, le cose che ha detto sono valide e applicabili per qualsiasi campo dell'imprenditoria. E dato che è stato giusto toccato il distinguo che c'è tra freelancer e imprenditore, adesso arricchiamo il discorso con Alex Theory. Da qualche anno spopolato sul web all'improvviso vendendo gallette, Alex letteralmente emana imprenditoria da tutti i pori e ha fatto in breve tempo delle gallette un business da milioni di euro. Ciao, è innanzitutto un piacere, un onore stare con un vero imprenditore. Volevo chiederti se magari avevi qualche consiglio, appunto, da dare a chi vuole mettersi in proprio, chi vuole, diciamo, aprire un'azienda, un'attività, qualsiasi consiglio che ti sentiresti di dare. La domanda è molto ampia. Quello che bisogna capire quando uno vuole far partire un'attività è avere ben chiaro cosa vuoi fare, come lo vuoi fare, come organizzare tutto e perché devono scegliere te. Il perché devono scegliere te è una delle cose centrali di un'attività che spesso i ragazzi non ragionano. Se io apro una pizzeria, che è l'ennesima pizzeria, perché devono venire nella mia pizzeria? Perché devono comprare le mie gallette? E allora uno deve dare un valore extra, deve andare a dare un prodotto che non c'è. E allora ti sforzi, con tanta passione fai ricerca, fare tanta ricerca e sviluppo, organizzare bene le produzioni e unire le forze con persone di valore, perché da soli non si è imprenditori, si è liberi professionisti, che è una differenza enorme. Una persona che fa un percorso da solo, anche di successo, è un libero professionista. Non sta facendo impresa in ciò che impresa significa, quindi utilizzare soldi per comprare strutture che creino più soldi e condividere questo con tante persone, perché un'impresa deve avere tante persone per avere successo. Non esiste l'impresa di 3 persone che fa 500 milioni fatturato. Dipende tutto che obiettivi uno ha, ma tante persone si fanno un sacco di seghe mentali sul valutarsi imprenditori quando in realtà dovrebbero imparare a essere degli ottimi liberi professionisti. Se si
siete uno, due, tre amici che fate un lavoro, non siete imprenditori, siete liberi professionisti, vi specializzate in ciò che fate, ne alzate la qualità e quindi i prezzi. Quando mettete da parte un capitale, a questo punto ragionate sugli investimenti. Ma a me viene da ridere quando senti ragazzi che hanno magari 2000 euro da parte e vogliono fare investimenti per diventare milionari con 2000 euro. È come dire: il mio amico ha comprato 3 gratta e vinci, ora ha vinto 100.000 euro. Ma questo non è un consiglio finanziario. Cioè, le cripto uguale, cioè uno può guadagnare e può perdere tanto. Non è il modo scientifico per fare soldi, bisogna lavorare. Questo è un consiglio bellissimo che quando intervisto le persone poi è quello che danno in molti ed è la base, secondo me. La verità che nessuno vuole sentire. Mi è venuta in mente una domanda mentre parlavi. Mettiamo che abbiamo un libero professionista che sta facendo bene il suo lavoro. Magari uno potrebbe rimanere un libero professionista per sempre e continuare così. Magari ci può essere un momento in cui sarebbe meglio passare da liberi professionisti a imprenditori. Come si potrebbe, secondo te, capire quando è il momento giusto e come sarebbe meglio fare questo passaggio? È una domanda complessa, perché ci sono dei liberi professionisti che riescono a farlo e altri che sono troppo legati alla loro persona. Immaginati un parrucchiere di alto livello. Deve essere bravo fin da subito a trasmettere il concetto che lui fa una scuola di parrucchieri, non un singolo parrucchiere, perché se lui è bravo, io vado da lui se mi fa lui i capelli. Se lui ha giocato molto sul suo personal branding, come hanno fatto tantissimi parrucchieri. E quello è un iper libero professionista. Per diventare imprenditore devi avere un'idea scalabile, ma devi unirti a persone vincenti. Ed è una cosa che in Italia non si dice mai abbastanza. Fare impresa da soli è impossibile. Devi unirti a persone vincenti. Avere capitali, perché senza in Italia non si fa un c***o. Avere capacità e sacrificio e lavorare. Si torna sempre lì. Il metodo migliore, che funziona sempre e anche più semplice se vogliamo, per fare soldi, è lavorare. Dopo anni l'ho capito anch'io. Comunque sì, abbiamo capito che per fare impresa bisogna contornarsi di persone capaci, tante persone, e che non necessariamente bisogna fare questo passaggio. Volendo, si può anche fare liberi professionisti per sempre. E noi un libero professionista lo abbiamo incontrato. Si tratta di Simone Panetti, noto e controverso streamer italiano. Da un po' di tempo l'eccentrico artista si è dedicato alla musica e questo è quello che aveva da dirci. Rimanete a vivere con la mamma, non mettetevi in proprio, non apritevi partita IVA. Anche meno, dai. Vivete come dei parassiti all'interno di casa dei vostri. Perché non apritevi partita IVA? Io sono un bambino coi soldi, okay. Nel senso che gestisce tutto la mia commercialista, non voglio sapere niente. Quando penso ai soldi viene l'ansia, quindi non devo proprio averci niente a che fare. Allora, viste le sue parole, io direi che sia il caso di farvi conoscere FiscoZen. FiscoZen sarebbe il servizio che utilizzo io stesso per gestire la mia partita IVA, o forse dovrei dire per non gestirla fondamentalmente. In pratica io pago un abbonamento annuale che è anche molto competitivo se lo compariamo a quanto mi costerebbe un commercialista ogni mese, e in questo abbonamento è inclusa una dashboard che mi permette di emettere nuove fatture, controllare quindi sul grafico il mio fatturato, ma soprattutto mi permette di tenere traccia in tempo reale di tutte le tasse che dovrò pagare. Quindi ogni volta che io emetto una nuova fattura praticamente mi dice quante tasse dovrò pagare su quello che ho guadagnato e quando. Questa è sicuramente la cosa più utile di tutte, perché è tutto automatico. Quindi appena io ricevo il pagamento di una fattura vado su FiscoZen, controllo quanto dovrò pagare di tasse e fondamentalmente mi accantono quella parte che mi invio su un conto deposito non vincolato, così ci guadagno pure, se ben pochi, interessi, però so che i soldi stanno lì pronti per pagare le tasse. E voi non avete idea di quanto dormo tranquillo. Cioè, se uno pensa appunto alla partita IVA gli viene già subito l'angoscia. Invece con FiscoZen tutto questo non c'è. Oltretutto, qualora dovesse servire, abbiamo un commercialista sempre dedicato, incluso nell'abbonamento, a cui potremo scrivere praticamente a qualsiasi ora del giorno, fare le nostre domande o comunque chiedere aiuto per qualsiasi cosa. Quindi, se volete buttarvi, non abbiate paura della partita IVA, non è così brutta come sembra e in più con FiscoZen è tutto più semplice. Praticamente non dovete fare niente, fanno tutto loro. Nella descrizione del video sono riuscito a scroccare per voi un link che vi permetterà di ottenere 50 euro di sconto per il vostro primo anno di abbonamento, oltre che a una consulenza gratuita per via telefonica con un loro commercialista esperto che potrete sfruttare per fare qualsiasi domanda a livello fiscale. E questa sarebbe la stessa offerta che ho sfruttato io stesso per registrarmi su FiscoZen. Quindi sfruttatela, perché 50 euro di sconto non sono male. Grazie mille FiscoZen, torniamo al video. Se ti do un consiglio, dipende sempre da quello che volete fare. Mettersi in proprio è un diventare adulti a tutti gli effetti, è un grande sbatti, pensateci bene, cioè questo viene da dire. Ti avrà dato qualcosa? Sono diventato indipendente, mi rende felice, ma c'è sempre lo sbatti. È un lavoro anche gestirmi i soldi, è un accollo, brother. Tu come te la cavi? Male, ho meno 200 euro sul conto, aspetto la prossima entrata. Io ho un problema proprio
proprio a gestirmi i soldi. Infatti il mio è tutto un via vai, non c'ho mai un fondo sicuro. Diciamo che ti capisco, perché comunque da content creator non c'è mai un'entrata fissa, una cosa sicura, eh? Esatto, quindi... cioè arrivano i mesi in cui ho ondate di soldi, mesi in cui non li ho, in cui devo recuperare quei mesi là. Avendo magari un'entrata fissa, uno stipendio, sarebbe molto più semplice organizzarsi, magari dire ok, questo lo metto da parte, questo lo investo, questo me lo tengo come salvadanaio, sì, come cuscinetto. Invece non avendo un'entrata fissa, una certezza nella vita, è sempre un po' più... Dammi tu qualche consiglio finanziario. Una cosa che io dico sempre è che ci sono due certezze. Una per noi italiani è ancora più vera, e cioè che non arriveremo alla pensione. Noi siamo vittime, bro, vittime del nostro stesso stipendio. Esattamente. Quindi fondamentalmente, se non arriveremo alla pensione, ci dobbiamo preoccupare noi, dobbiamo pensarci noi a investire man mano un piccolo gruzzoletto. Infatti, posso dire questo qua, che cosa che non faccio, ma fanno tutti i miei colleghi: non tenete i soldi in banca, metteteli da qualche parte, non spendete i soldi incazzate. Anche perché questa è la seconda certezza: i soldi in banca perdono di valore, quelli investiti potrebbero perdere di valore. Cioè la possibilità di perdere e la possibilità di guadagnare. Se non investi, c'hai solo la possibilità di perdere. Sì, ho due le vie: o investite e non vi godete la vita, oppure godetevela, spendete tutti i vostri soldi e cercate di arrivare a 35 anni. Però avrete vissuto da leoni. Che vuoi fare? Faccio vedere il mio conto. Ah, fai vedere il conto. Simone Panetti adesso ci mostrerà il suo conto. Possiamo inquadrare? Mio unico conto, eh? Mi piace vivere la vita al massimo, brother. Ok, possiamo dire che questa intervista ci è servita come esempio di cose da non fare assolutamente, e magari abbiamo imparato anche qualcosa su come correre ripari su determinate questioni. Ma ora concludiamo questo video col grande Joker, nome d'arte di Simone Alessandrini. Lui e suo fratello Ciccio Gamer sono tra gli youtuber più di successo in Italia. Questa intervista che ci ha regalato mi dà una motivazione e una carica che voi non immaginate neanche. Tu che cosa ti sentiresti di consigliare a chi si vuole appunto mettere in proprio, magari chi vuole fare libero professionista, imprenditoria, qualsiasi cosa proprio che ti senti da consigliare spassionatamente? Beh, allora, diciamo che è un po' quello che ho fatto io fin da quando ero un po' piccolino, perché nel senso ho lavorato sempre un po' da solo, ho fatto parecchi lavori in vita mia. Poi alla fine avevo una passione, che appunto era stata quella di videogiochi, giocare, cose varie, che poi è diventato il mio lavoro attuale in maniera molto difficile, ma con molta costanza. Quindi quello che posso consigliarvi io è che se avete un progetto, un'idea, qualsiasi tipo di cosa che vorreste portare, che sia nel commercio, che sia pubblico, qualsiasi cosa, la prima cosa è quella ovviamente di crederci sempre. È la prova primissima cosa che vi dico di fare, e eventualmente farvi consigliare anche da specialmente amici e familiari che sono vicino a voi, che sono le persone che sicuramente vi possono dare un giudizio molto più sincero. Quindi questa è la prima cosa, quindi avere l'appoggio di chi vi sta vicino, secondo me è molto importante, come è successo anche a me con la mia famiglia, sì, fratello, quindi in queste cose in primis. E quello che dico io è crederci e non vi arrendete ai primi ostacoli, perché ne capiteranno tantissimi, ed è proprio lì che qualcuno può fare la differenza. Quindi oltrepassare quell'ostacolo che vi permette poi di raggiungere il vostro sogno, il vostro obiettivo. E quindi non c'è cosa più bella che lavorare raggiungendo il vostro sogno. Questa è la cosa più bella che posso dire. Sì, che una cosa proprio essenziale sia la costanza, determinazione e credere fino a un fondo a quello che fate. Quindi non vi arrendete alle prime scusami se dico così, no, va benissimo. Non vi arrendete alle prime cose che accadono. Com'è stato il passaggio tra la passione al far diventare la passione un lavoro? Allora, fondamentalmente è successo un po' tutto così, da solo, perché nel senso io creavo video, facevo quello che mi piaceva tutti i giorni, che poi all'improvviso un giorno con FIFA è esploso completamente il mio canale da solo, perché comunque sì, ci ho messo la simpatia, determinazione, quindi io tutti i giorni caricavo due video al giorno, tutti i giorni la gente mi ha cominciato a seguire, e quindi è stato proprio un'esplosione all'improvviso. E quando ho capito che effettivamente la gente mi richiedeva quel tipo di contenuto o comunque video, lì è entrata proprio una cosa che devo, lo devo fare, ma non perché lo devo, perché sono obbligato, perché mi piace in primis e perché la gente vuole qualcosa, e quindi io ho voluto lasciare un qualcosa nel mio cammino. Quindi anche capire poi qual è la cosa che vuole di più, esatto, la gente, esatto, che cercare di stare un po' al passo con le persone e ascoltare molto quello che ti hanno da dire, perché io ho fatto anche degli errori che, diciamo, a volte non ho dato retta a nessuno, testardo, e quindi diciamo che un po' è stato un po' particolare. Però la cosa più importante è anche ascoltare molto quello che dice la gente. Ci vuole metà e metà, bisogna essere metà per cento testardi, perché magari bisogna avere la convinzione di fare qualcosa, ma allo stesso tempo aprire anche sempre le orecchie, certo, quindi ascoltare un po' i pareri esterni. Quindi, ricapitolando, bisogna avere la convinzione di andare avanti per la propria strada, ma allo stesso tempo è importante sapere ascoltare gli altri, sia le persone vicine che il proprio pubblico, oppure dei clienti se parliamo di imprenditoria. E l'altra cosa importantissima è avere sempre tanta, tanta costanza. Per me questa intervista è oro, ma in generale parlare con queste persone di successo per me è stata una fonte di ispirazione assurda, e spero che lo sia stato anche per voi.
Carissimi investitori, mentre attendiamo la metropolitana di Milano, noi ci salutiamo e spero che voi abbiate potuto apprezzare e assorbire tutto il valore che queste persone di successo hanno saputo trasmettere e tramandare a noi persone fortunate. Se il video vi è piaciuto, ovviamente, come al solito, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e mettete la campanellina. Qua sui binari ci sono tutti i video precedenti che ho fatto, che ovviamente vi dovete guardare.